Una serata di shopping, musica, intrattenimento, street food e animazione per tutte le età. Saleo torna così a brillare. Sabato 1 giugno la frazione alle porte di Arezzo ospiterà la terza edizione di Saleo da vivere, evento targato Confcommercio in collaborazione con gli operatori della zona. È stata fortemente voluta dai commercianti, quindi dal tessuto imprenditoriale di questa bellissima frazione, di questa comunità dove c'è tutto praticamente, si ritrova proprio tutto, quindi è una piccola città all'interno della città e quindi un quartiere molto, molto animato, ma soprattutto c'è un grande senso di appartenenza e una grande unione tra i commercianti, gli imprenditori e comunque coloro che ci abitano. Ci sono delle realtà importanti, come ricordavi, anche per quanto riguarda effettivamente il terzo settore, quindi anche momenti di aggregazione che vanno oltre, no? Poi solo ed esclusivamente l'aspetto economico, che però collaborano insieme, come il pallaio, come ricordato, come i circoli, piuttosto che altre attività per il reinserimento anche di persone svantaggiate. Questa è un'iniziativa, noi ci abbiamo fortemente creduto, è un modello semplice, ma nella sua semplicità riscuote un grandissimo successo, soprattutto perché è un modello, diciamo, di coinvolgimento con gli operatori che operano 365 giorni nei posti dove decidiamo di fare questi tipi di festa, che in qualche modo tende poi a valorizzare questa voglia di stare insieme, quindi questa voglia di passare qualche ora, diciamo, di spensieratezza in famiglia, ma trovando poi queste attività che ci sono, queste attività vere che tutti i giorni sono qui, e quindi è una riscoperta, a volte anche una scoperta di attività significative che poi ci sono poi a pochi metri, a pochi passi da noi. Il programma è ricco e variegato, dalle 17 sino a mezzanotte i negozi e i locali proporranno offerte speciali e promozioni, poi spettacoli e buon cibo per i più piccoli, un'area giochi e laboratori creativi di cucina. Per l'occasione torna ad aprire le sue porte anche la struttura del pallaio, che dopo i numerosi atti vandalici è tornata a nuova vita grazie ai ragazzi del gruppo sportivo Saleo Montione.